Cosa chiedete? Ieri sera hanno venuto la Caritas con un avviso che dobbiamo uscire la mattina alle 7 e alla sera torniamo alle 9 della sera. Ma tanti ragazzi di noi lavorano la campagna e quando vanno a lavorare la mattina alle 5 o alle 4 e mezza della mattina tornano verso la luna, alle 2 così con la bici. Se la Caritas non è aperta, come dobbiamo mangiare? Come dobbiamo pulire per andare a scuola dopo la sera? Se la Caritas è chiusa, non sappiamo cosa dobbiamo fare adesso. E ancora, per cucinare a casa, quando tornano a lavorare della campagna, e la Caritas era già chiusa, perché la casa si apre, dove mangiamo? Voi siete ospiti del dormitorio? Dormitorio, sì, via San Vito, via San Vito, sì, 114. Ma come vi trovate lì, come state? Male. Perché? Perché non stanno bene, non siamo bene lì. Perché è chiuso? È chiuso, adesso no, ma ieri hanno scritto che devo chiudere la mattina fino alla sera. E quando torniamo a... Non sapete dove andare? Sì, ecco. Ma si dice che all'interno del dormitorio siete troppi, ci sono troppi immigrati non rispetto al numero previsto. Come? Si dice che nel dormitorio siete troppi rispetto sì, al numero previsto. Perché sì, hanno detto che pure che il dormitorio c'è solo 80 persone che hanno scritto che hanno letto, che quello che non hanno letto deve uscire fuori. Ma c'è tanti hanno documenti italiani, ma non trovano cosa da fare. Sono lì per lavorare un pochino la campagna. E la seconda cosa, c'è tante persone hanno contratto di lavoro, di campagna, vogliono affittare la casa, ma quando vanno all'agenzia dicono dove è il contratto, quando portano questo contratto di la campagna, pensiamo... Non vi danno il contratto agli immigrati? Non danno contratto ad immigrati? Avete difficoltà ad affittare le case? Sì, così. C'è tante persone che vogliono affittare la casa, ma non trovano la possibilità per affittare la casa, oppure?